Un evento straordinario tra mobilità sostenibile e territorio, il secondo Valtellina Eco Green, gare di regolarità per veicoli ecologici, promosso da ACI Sondrio. Evento unico nel panorama provinciale che ha dominato il fine settimana del 26 e 27 giugno 2021. 50 gli equipaggi di professionisti, appassionati e giovani talenti presenti nella due giorni. Sabato di scena la prima delle 7 gare del campionato italiano di Green Challenge Cup, che ha impegnato piloti e navigatori in due competizioni da 100 km l'una, prima in un percorso immerso nei terrazzamenti lungo la strada dei vini della montagna da Sondrio a Grosio e ritorno, quindi sempre dal salotto buono della città la partenza della seconda gara per raggiungere Morvegno e fare rientro nel cuore del capoluogo. Domenica di scena le 4 prove del campionato italiano Green Hill Climb, gara di regolarità a media in salita lungo la Mossini-Triangia, che ha visto impegnati auto e truck. Quest'anno portiamo in Valtellina 2 gare del campionato italiano Green su 2 specialità differenti. Oggi la regolarità classica, domani la regolarità in salita. La regolarità in salita è il primo evento nazionale, è la prima gara in Italia di questa specialità, e avere 2 campionati italiani del green in Valtellina non è cosa di poco conto. Quale valore ha per voi promuovere questa iniziativa? Per noi lega tutto un filo, perché lo sport deve essere veicolo di turismo e deve essere fatto nella sostenibilità ambientale. Dappertutto, in modo particolare in una valle che ha una logica spiccatamente turistica e con un occhio importante alle Olimpiadi del 2026. Apripista del secondo Valtellina Eco Green, un'emozione grandissima per aprire le danze di questo evento che parla di sostenibilità ambientale. Sì, è una bella emozione, mi sarebbe piaciuto anche gareggiare, ma purtroppo non ho avuto il tempo né di prepararmi con questa bella manifestazione. L'ACI c'è, è presente, noi ci siamo, e buon divertimento a tutti, speriamo che si divertano e vinca il migliore. Pronostico? Speriamo bene. Speriamo bene. È la prima, quindi vediamo come andrà. Ma speriamo di arrivare. È parola d'ordine vincere. Speriamo. Saluto, buongiorno. Sul podio della Green Challenge Cup, campioni dei motori e giovani talenti, dedicato alla memoria di Giovanni Trincacolone, l'indimenticato presidente ACI e per anni guida dell'organizzazione delle gare realistiche in provincia, il premio Green Driver. Cosa vi ha permesso di ottenere questo risultato? Una grande collaborazione tra noi e poi molta attenzione, cioè bisogna impegnarsi anche in queste gare qua, anche se non sono di velocità, sono molto impegnative. Per cui, tre coppe, primi nella prima gara, secondi nella seconda e assoluti, per cui una grande soddisfazione. Ferrari, una gara impegnativa? Impegnativa, però entusiasmante. Parla con Mario è stato un piacere, una macchina splendida, e quindi più di così non potevamo pensarla. Soprattutto devo ringraziare il navigatore, prima di tutto, perché mi ha aiutato anche per le parti da pilota che non sapevo. E seconda cosa, la costanza. Saper cercare di mantenere la velocità impostata sempre durante sia le curve che durante i rettilini. La gara è stata davvero difficile, specialmente in gara 1 abbiamo avuto un po' di problemi di navigazione che siamo riusciti a risolvere in gara 2 e siamo riusciti a vincere questi premi insperati all'inizio. Innanzitutto una sorpresa, perché era inaspettato, però ci siamo divertiti, è stata una bella giornata, il meglio di raccogliere anche dei premi è il massimo, siamo felicissimi. Cristina, una grande emozione andare su questo palco? Beh sì, abbastanza, sicuramente non ce l'aspettavamo, quindi veramente una sorpresa, una soddisfazione. Giovanissime campioni sul podio del Green Hill Climb, gara di regolarità disputata da 25 auto e 4 truck sulla Mossini-Triangia, tradizionale percorso delle cronoscalate valtellinesi. Questa era una gara nuova, una gara di salita, una gara molto tecnica su cui non ci eravamo mai confrontati e credo che siamo riusciti bene. Ottima organizzazione, 4 prove, prove di regolarità, siamo riusciti a fare una bella esperienza.
Alla presenza del delegato regionale AC Sport Alessandro Tibiletti e del vice sindaco di Sondrio Lorenzo Grillo Della Berta, per la prima volta sono stati premiati a Sondrio anche i vincitori delle varie serie AC Sport 2020. Francamente questo trofeo l'ho vinto per ben 3 anni consecutivi, ma dobbiamo tornare al passato, parliamo degli anni 80. Riuscire a conquistare ancora, riconfermarmi dopo tanti anni, è una soddisfazione immensa. Un riconoscimento comunque per questa passione che ormai sono quasi 11 anni che corro, quindi... Sicuramente è una bella soddisfazione, anche perché lo scorso anno, vista la pandemia, abbiamo potuto correre poco, perciò nelle poche gare che siamo riusciti a fare, riuscire a vincere anche il trofeo di zona con la finale di Como è una soddisfazione. Una passione che ho sempre avuto, la passione delle macchine, dei motori, e niente, da quando ho iniziato ogni gara sempre di più, e oltre a divertirci comunque per me è molto significativo. È una soddisfazione enorme dopo tanti sacrifici e a breve comincerò a rifare il campionato, Covid permettendo, per potermi aggiudicare anche un altro anno questo titolo. 2 giorni di festa grazie ad una manifestazione lungimirante che incentiva l'utilizzo di veicoli non inquinanti in linea con i principi fondanti di AC Sondrio: la sicurezza, la sostenibilità, l'educazione, lo sport e il turismo. Oggi è stata una bella gara, una bella giornata, divertente come sempre. L'organizzazione perfetta, ci ha fatto ritrovare tutto quello che ci serviva per fare la gara. È stato divertente, è stato impegnativo, perché sono 7 ore, anzi quasi 8, filate da quando uno parte a quando uno arriva. Siamo divertiti un sacco, anche se non è la mia specialità andare piano. Siamo stati assistiti e seguiti e quindi è stata una bella giornata. Ne siamo sopravvissuti e arrivati fino alla fine. Il tuo giudizio su questa gara? Ma complessivamente mi pare buono. Assolutamente fattibile anche per le donne, anzi ho visto qualcuno anche abbastanza aggressivo di sesso femminile, quindi ci sta per tutti. Bene, una bella esperienza, compagnia simpaticissima, la mia naviga era fuori di testa almeno quanto me, quindi ci siamo divertiti, un'esperienza diversa, positiva. Come si è comportato il pilota? Benissimo, benissimo, è stato bravissimo fin dall'inizio, ci siamo ascoltati, soprattutto ci siamo divertiti, quindi questo è l'importante. È andata bene, abbiamo fatto un errorino abbastanza grosso, la penultima prova, però l'importante è che siamo arrivati qua, ci siamo divertiti, dai. Che differenza c'è tra guidare un'auto normale e un'auto ecologica? Ma silenziosa, non inquina e comunque una bella macchina va. Il panorama che vi ha colpiti di più? Non l'ho visto, stavo guardando. Io guardavo le medie, quindi. Prima volta che la faccio, è una gara un po' particolare, molto impegnativa. Io faccio rally, faccio gare, non ha niente a che vedere con i rally questa cosa qua. Molto, molto, molto difficile. Cosa rappresenta per l'ACI questo evento, ma soprattutto dal punto organizzativo, quanto vi ha impegnati? Ci ha impegnato tantissimo, anche perché è una gara sperimentale, siamo i primi che la fanno in Italia, diciamo, non dico gli unici, ma siamo tra i pochi che ci crede nella mobilità sostenibile. Noi pensiamo che la mobilità sostenibile sia il presente, non il futuro, quindi bisogna impegnarsi a promuovere eventi per far vedere che sono auto che possono essere utilizzate tutti i giorni, ma sono auto con cui si possono fare gare automobilistiche. Sul podio grandi campioni, ma anche tanti giovani che con emozione hanno vinto. Sì, avete visto che il vincitore di gara 2 è anche il vincitore under 30, quindi questo è bello, perché c'è un ragazzo che penso sia la prima volta che faccia questa prova e c'erano dei pluricampioni che si sono confrontati, quindi questa è la bellezza di questo sport, può partecipare chiunque. Come AC Sondrio siamo molto contenti appunto di avere organizzato questa manifestazione e credo che a questo punto cercheremo sicuramente di proseguire anche nei prossimi anni. La mobilità che dovrà essere sviluppata sarà sicuramente improntata all'utilizzo di energie appunto alternative, quindi energie che possono consentire una mobilità più consona a quelli che sono i principi di mantenimento della salute del pianeta, ma anche della salute di tutti gli abitanti di questo pianeta.
Un'iniziativa che strizza l'occhio alle Olimpiadi del 2026. Queste Olimpiadi sono state assegnate all'Italia sulla base della sostenibilità e quindi tutto ciò che può portare, diciamo, in una strada verso le Olimpiadi, che significa sostenibilità, mobilità sostenibile, rispetto dell'ambiente e sport, strizza sicuramente l'occhio alle Olimpiadi.